già si sta parlando di una guerra o una concorrenza strategica, se necessaria anche armata, dell'Occidente con la Cina. Basta, a prescindere da quello che succede in Ucraina, basta guardare o ricordare il tranello degli accordi di Minsk per il Donbass, che secondo la Merkel furono stipulati per dare all'Ucraina il tempo di armarsi, auspice la NATO, e il sabotaggio del gasdotto russo-tedesco nel Baltico, che lo stesso Biden aveva preannunciato, e che secondo il premio Pulitzer Seymour Hersh e le sue fonti è stata un'operazione americana per impedire le forniture di gas russo all'Europa. Sono alcune notizie che oramai tutti sappiamo, ma che si vogliono dimenticare per capire che oramai è ripresa la guerra del neocapitalismo contro il mondo, se vogliamo. Il neocapitalismo che ha incominciato a perdere terreno grazie allo sviluppo della Russia, della Cina, dell'Europa, dell'India, del Brasile. E come si difende il neocapitalismo? Si difende appunto cercando di impedire che questo sviluppo economico possa espandersi e togliere terreno al proprio sviluppo, se vogliamo, allo sfruttamento. Quindi ecco che continua un po' questa guerra, che poi viene colorata con tante chiacchiere, no? La difesa dei diritti umani, la difesa della democrazia. Sappiamo che sono tutte parole ipocrite, ma molto, molto ipocrite, per nascondere o per abbindolare gli stupidi della situazione, che si bevono tutto quello che queste persone dicono. È una guerra che torna ad essere mondiale, come se non si ricordasse che quella precedente era finita con decine di milioni di morti, a cominciare dai sovietici, centinaia di migliaia di giapponesi arsi vivi dalle atomiche, Nagasaki, Hiroshima, e una fanciulla ebrea, Liliana Segre, rimasta in vita per poterci ancora dire che dopo la guerra resta solo l'amore, l'alternativa è l'amore. Ma queste guerre non hanno insegnato niente agli imperialisti, perché il loro scopo, il loro Dio, non è l'amore, è il Dio denaro. E tutto va sottomesso al Dio denaro, tutto è lecito e giustificabile per obbedire al Dio denaro. È giusto stare in lutto per una devastazione che continua, anche delle coscienze, per l'umanità dismessa, per l'informazione omologata e la pietà perduta, fino al punto che il terremoto in Siria non si può dare soccorso per le sanzioni atlantiche ed europee che le sono inflitte, sempre secondo la logica di cui prima. E se è stata inammissibile, inammissibile l'aggressione russa all'Ucraina, altrettanto lo è l'intenzione, fin dall'inizio dichiarata da Biden, di bandire la Russia dalla comunità delle nazioni, infliggendole una sconfitta senza precedenti e sanzioni genocide, convogliendo da tutto il mondo dollari e armi contro di essa, per ridurla a paria, che nel sistema indiano delle caste significa gettare un popolo fuori della condizione umana e della storia. Ma il più grave allarme nasce oggi dall'esplicito annuncio formulato nei documenti della Casa Bianca e del Pentagono del 12 e 27 ottobre scorsi della strategia americana per il prossimo futuro. Essa contempla una sfida culminante con la Cina in una competizione strategica con o senza conflitto armato, come per la Russia, dove si è risolto in conflitto armato, la cui posta in gioco è lo stabilimento di un unico impero e di uno stesso modello di società per tutto il mondo. A me viene da ridere, per esempio, quando si fanno i convegni in Europa,
l'uso della lingua inglese. L'Inghilterra è uscita fuori dall'Europa. L'inglese non è la lingua di nessuno dei paesi facenti parte dell'Europa. E perché si deve parlare inglese? Non si può scegliere un'altra lingua europea. A febbraio sono stato in Burundi, che sappiamo è stata colonizzata dai francesi per tanto tempo. Bene, in Burundi hanno deciso, ho partecipato ad un convegno sulle adozioni, sono stato il secondo relatore dopo il ministro degli affari sociali, eccetera. Beh, tutti hanno parlato in Kirundi. L'eccezione sono stato io, che ho parlato in francese, perché il Kirundi non lo conoscevo. Loro capiscono, conoscono il francese, ma in Burundi si è deciso d'ora in poi che in tutte le realtà pubbliche si parli la lingua nazionale, il Kirundi. E l'Europa, invece, ancora una volta, va in senso opposto, nel senso di dipendere sempre dagli esterni, dall'estero. Ha rinunciato alla sua dignità, alla sua autonomia di Unione Europea, perché è succube di questo progetto dell'impero che vuole imporre un unico impero in tutto il mondo. Costi quel che costi, saranno sanzioni, saranno guerre economiche, eccetera, ma non si esclude nemmeno la guerra con le armi, quello che si sta facendo in Ucraina. Di fatto l'Ucraina, già prima che iniziasse la risposta russa, era stata armata benissimo dalla NATO. Per questo la Russia poi ha reagito in quella maniera assurda, però è stata provocata da questo atteggiamento dell'impero. E noi non possiamo accettare questa logica distruttrice che ci viene da questa parte del mondo.